Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sapete cos'è un petaso? No, non è quello che state immaginando, suppongo, e quindi non un'emissione di gas biologici, ma invece mi sto riferendo a un'altra cosa. Petaso, un antico cappello a larga tesa, utilizzato di norma dai greci, dagli etruschi e dai primi latini, ma soprattutto si tratta ovviamente di un copricapo greco. Perché ovviamente? Ma perché è il cappello di Hermes, il mercurio dei latini, e nell'umana stirpe veniva adoperato soprattutto dai viandanti, in seguito anche dai pellegrini e poi i contadini, perché ha una larga tesa, dicevo, e serve per proteggere il capo sia dal caldo che dalla pioggia. E allora il petaso dà anche origine, come nome in latino, petasites, a un genere di piante appartenente alla famiglia delle composite o asteracee. Oggi parliamo di una di queste piante straordinarie, una pianta che cresce a larga diffusione occupando intere aree di poggi, di prati o di sponde fluviali. Petasites pyrenaicus, appunto delle asteracee. La più grande tra le petasites è senza dubbio la Petasites hybridus, con una foglia molto ampia e circolare che dava origine anche a una sorta di imbuto, fermandola con uno stecchino, che poi, guarda caso, diventava un vero e proprio cappello, immaginato persino sulla testa, sul capo di gnomi e folletti, in una credenza popolare diffusa forestale. La Petasites pyrenaicus, qua alle mie spalle, la protagonista di questa clip etnobotanica, ha invece una foglia molto più modesta e non crescerà più delle dimensioni attuali. Allora, conosciamo bene questa pianta. Petasites pyrenaicus, dunque immaginata, diffusa, originaria nella zona dei Pirenei, quella catena montuosa che divide la Francia dalla Spagna. Si tratta di una pianta davvero interessante anche per le sue proprietà medicinali. Ora vi faccio vedere una carrellata di Petasites pyrenaicus anche con il caratteristico fiore, un'infiorescenza dal colore ramato e talvolta bordeaux. La caratteristica foglia reniforme della Petasites pyrenaicus la rende distinguibile da tutte le altre foglie che appartengono al genere Petasites. Vi ricordo, si tratta di una pianta appartenente alla famiglia delle asteracee. Ebbene, Petasites è il termine che però non viene certamente utilizzato nelle campagne o attraverso quella che è la regola della tradizione popolare, che invece chiama queste piante semplicemente farfaraccio, e tutti i Petasites allora si chiameranno in questo modo, farfaraccio. Esiste persino la farfara, la Tussilago farfara, appunto sempre una pianta delle asteracee. Questa pianta, al pari di tutte le altre omologhe Petasites, viene tradizionalmente adoperata per la realizzazione di un rimedio che serva a diverse cose, che adesso vi spiego. Ma il sistema con cui viene preparato è questo: un alcolico domestico, acquavite, grappa, un brandy, deve avere almeno 40 gradi. Anche 45, che di norma è proprio così. Un barattolo capiente di vetro con guarnizione e leva o la capsula caratteristica sottovuoto. Si fa macerare dopo aver pestato la pianta nel mortaio per 14 giorni e dopo quel tempo passato avremo il rimedio pronto. Una volta filtrato saranno 30 o 40 goccioline da assumere in un mezzo bicchiere d'acqua. Adesso vi spiego esattamente per quale scopo. A dir la verità non vi è soltanto uno scopo terapeutico, ma più di uno, e allora quelle magiche goccioline alcoliche che hanno estratto i principi fitochimici della pianta alle mie spalle, vi ricordo il Petasites pyrenaicus delle asteracee, saranno assunte da una donna, una ragazza, che non ha una regolarità mestruale, e serviranno proprio per stimolarla questa regolarità, e questo è il primo scopo. Andiamo al secondo scopo.
si potrebbe realizzare non soltanto con le goccioline alcoliche immesse in uno sciroppo zuccherino, ma lo sciroppo farlo anche direttamente con radici pestate, zucchero e tutto si fonde a bagnomaria. Quello sciroppo sarebbe adatto per calmare l'infiammazione delle fauci, la tosse, l'irritazione delle vie alte respiratorie e tutto quello che sta nella bocca a livello di mucose. Dunque questo era il secondo scopo. Il terzo. Anche solo comprimendo la pianta un poco acciaccata su una ferita è in grado di stagnare il sangue. Proprietà emostatica, non solo, stimola anche la cicatrizzazione. Perfetto, dunque una pianta vulneraria, esattamente come vengono chiamate tutte le piante che servono a curare le ferite. Ma se noi sgoccioliamo quell'alcolico, vi ricordate, quelle magiche goccioline sulla ferita, oltre che fare tutto ciò che ho detto, disinfetteranno perfettamente quella ferita in modo tale che non si formino infezioni. Dunque una pianta anche vulneraria. Petasites pyrenaicus, ricordate i Pirenei, delle Asteracee. Vi ricordo di informare sempre il vostro medico quando intendete approcciare a una terapia naturale, perché talvolta se già state facendo dei farmaci bisogna accertarsi che non vi siano controindicazioni e interazioni sgradite o addirittura pericolose. E allora vi saluto. Lo faccio qui, alle spalle ho questa parete di diffuse piante della Petasites pyrenaicus, la protagonista di questo piccolo viaggio che abbiamo fatto questa mattina. Ah, vi saluta anche Leonardo che è alla camera. A presto e grazie come sempre della vostra preziosissima attenzione.